Per esempio, volete che ve lo dica o vado via prima? Ve lo dico? Possiamo vedere dove vanno a finire i nostri soldi e risparmio. A Parma c'è il processo. M'hanno di nuovo chiamato. Se va. Ma è possibile che queste cose sui giornali non ci vanno? Non ci vanno. Perché abbiamo dei giornali che non hanno più senso, che sono in mano degli editori, che sono manipolati, che sono sovvenzionati con i nostri soldi. È libero mercato. Ora, sovvenzionare la lirica, la musica, qualche cinema d'autore va bene, ma dei giornali perché sovvenzionare delle cose? Tu fai un bel giornale, chi lo compra ti sovvenziona quando te lo compra. Noi con le nostre tasse sovvenzioniamo delle cose che quando l'ho saputo ho detto, ma siamo pazzi? Per esempio, vi faccio due esempi. Ma perché io devo sovvenzionare con 13.000 euro l'anno, 26 milioni poco, con le nostre tasse? Perché dobbiamo sovvenzionare l'agrotecnico oggi? Ma che cazzo me ne frega me dell'agrotecnico? Perché dobbiamo sovvenzionare con 20.200 euro Friuli nel mondo? Friuli nel mondo! Beh, io sono ligure, che cazzo me ne frega? Trentini nel mondo, 23.000 euro, Trentini. L'aeronautica, l'Italia, rivista l'aeronautica, 42.000 euro con le nostre tasse. L'aeronautica, il messaggero di Sant'Antonio. 109.000 euro il messaggero di Sant'Antonio. Ma non ti bastava l'8 per 1000? Ma vieni giù a prenderteli! 109.000 euro! Liberal, 563.000 euro l'anno! Liberal, l'annuario delle barche a vela, 516.000 euro le barche a vela! Perché non se lo paga da lei, ma sto cazzo di rivista qua? Ma che cazzo? Il motocross, 516.000, la rinascita, 907.000 euro l'anno la rinascita, sports, ma i cavalli, questi sconosciuti, i cavalli, 2.582.000 i cavalli che gli danno il Viagra, c'hanno già un uccello, più il Viagra, 2.582.000. Linea, due pagine di merda, linea. Linea 2.582.000 euro all'anno, l'amore vince 3.703.000 euro all'anno, l'amore vince che mi state sul cazzo tutti! Liberazione 3.718.000 euro, 7 miliardi, l'unità 6.817.000 euro, 13 miliardi l'unità, 13 miliardi, un miliardo, più di un miliardo al mese. Il foglio, 3.511.000 euro l'anno con le nostre. Il foglio è quel direttore, è Platinette con la barba. Il foglio, 3 milioni, 3 milioni e 500. E poi escono questi giornali. Bene, vi leggo questa perché questa capite in che mani siamo. Tieni un attimo. Puttana, mi si sono piegati gli occhiali. France Telecom. E i titoli telefonici di mezza Europa crollano in borsa. Gli spettatori dell'ultimo show di Beppe Grillo non saranno sorpresi. Da tempo il comico genovese cavalca la polemica sui costi delle bollette diffondendo il verbo di Skype, il software che permette di telefonare via internet a poco prezzo, se non gratis. Così facendo, Grillo ha anticipato il motivo con cui gli analisti finanziari hanno spiegato l'ondata di vendite che giovedì 12 si è abbattuta in borsa sul colosso parigino e sull'intero settore dell'europeo del telefoni. Ma io scherzavo.